Buongiorno a tutti, da Bracello alla Docco Romolo. Oggi ci mangiamo dimmi di sì, perché giustamente questi qua, i dimmi di sì alla Doc, e sono buoni alla Doc, ma dai! Cotto e mangiato, perché questo qui non è un crudo, questo è un cotto e mangiato. Ma che? Qui la gente, Jessica dorme, qui la gente, scusate, si sta scannando per fare la spesa. Praticamente mettono pure i carabinieri nelle parti, perché da quando stanno facendo entrare nei supermercati a uno, due, tre alla volta, cioè c'è una coda fuori incredibile alla DOC. Voi dite: ma tu come fai? Io quando vado a fare la spesa mi metto pure io in coda, ma vado la mattina subito, perché se vado a quest'ora, se vado alle 12, alle 12 e mezza, l'una, certamente c'è una folla che tu neanche ti mangi, ti spicci stasera. Fin quando deve chiudere? Ma questo è nei tutti i supermercati. E non è giusto. Prima o poi, spero di no, succederà una guerra. E se succede una guerra, io ho le pinche che mi metto in mezzo. Ah! Con questo corso che sta, coronavirus, la stanno facendo sporca. Allora, da novare, è meglio che venga guerra. Arrivato a quello dobbiamo stare con la paura che non dobbiamo uscire, con la paura di andare a fare la spesa, con la paura di là, con la paura di là, con la paura di là, con la paura di là. È meglio che venga la terza guerra mondiale, facciamo prima e combattiamo il nemico. Arrivato a questo punto, è meglio così. Le persone tutte che vanno a camminare con le mascherine. Ma che necessità sta la mascherina? Ma purtroppo mi metto, io piuttosto mi metto in mezzo la mascherina, mi metto proprio la sorbente. Allora chiacchiera, dai! Ora ci mangiamo uova fritte e una bella cotoletta, bella grigliata. Jessica, giustamente, poverina, oggi, stamattina, quando fa, poco fa, le ha prese, perché giustamente stava dentro un recinto, che quella mi dice sempre la signora: Romolo, attenta, cioè, se io qui metto il veleno dei topi, non voglio che, poverina, vieni qua, vieni, sei papà. Vieni qua, papà, che ti vuole bene a te, vieni qua, papà, vieni. Fatti vedere, papà, fatti vedere. Non è che gli ho dato le botte, gli ho dato uno schiaffetto sulla schiena, ti ho fatto male, papà, no? Bella, papà, bella, papà. Tu non devi farla cattiva. Quella mette il veleno dei topi. Tu mangi il veleno dei topi e poi muore. Come devo fare senza te io? Bella papà, bella papà. Bella papà. Bella papà. Dai, vai a giocare, vai a giocare, va. Vai a giocare, papà. Vai a giocare. E stai attenta, eh? Va, va. E stai attenta, papà, eh? Va, vai a giocare, vai a giocare. Te lo dico io, va. Te lo dico io, papà. Vieni qua. Vieni, vai a giocare, va. Vai a giocare, va. E non ti perdere, eh? Non ti perdere, papà. E niente, giustamente, ovviamente, come stavo dicendo, cioè, qui la stanno facendo talmente sporca, sporca, per questo virus, che io non ho più parole. Mo' fatto. Parole, parole, parole.
cotto e mangiato parole. Male. Parole, 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 son tanto parole, parole, bello. Per quello che è entrato questa cosa. Che uno non può uscire neanche di casa, ma stiamo a scherzare. E c'è da avere. Questa per me è guerra. Questa per me è guerra. Ma dai! Male. Male. Questa cosa di mettere sa. Ma dai! Io non ho più, non ho mica diabete io, che non devo mangiare il sale. Cioè, ci rendiamo conto che qui oramai, da quando c'è questa cosa, per colpa di qualcuno, sempre per colpa di qualcuno, perché queste cose c'è sempre per colpa di qualcuno. E io non voglio accusare nessuno, assolutamente. A me non piace accusare nessuno. La cosa che voglio io è accusare la gente, proprio troppo. Disconsiderando che c'è questa cosa, la colpa è sempre di qualcuno. Sempre. Poi dico che questa cosa è mondiale. Boh. Sarà mondiale quando sia. Fate la guerra, fate prima. Io se vengo la guerra esco. Ah, e mi devo pure difendere. Ma dai! Devo ammazzare il nemico. Il nemico lo devo ammazzare. Arrivato a questo punto. Il nemico. Perché se viene qualcuno dietro la porta di casa e mi vuole ammazzare, io mi devo puzza per difendere, non fa la pena, non fa la pena, non fa la pena. Ma io mi auguro con tutto il cuore e la Madonna Maria Vergine e Gesù Cristo ci deve sempre aiutare, perché io nei santi ci credo. Dovete a volte, giustamente, tutti bestemmiamo i santi. La rabbia. Non lo so, mi ha già gesso quella là. Riesca papà, poi ti do a te questo pezzettino. E lei ti mangia tutto. Io dico che, giustamente, prima o poi, queste cose devono finire. Perché se queste cose vanno avanti, lo dico già da adesso, in video, siamo nella cacca. E allora prendiamo poi considerazione, provvedimenti. Niente, fratelli, sorelle, signore e signore, oggi voglio salutare due fan, perché certamente mi seguono questi qua da tempo, e che poi pian piano saluterò anche voi, pian piano. Boh, una volta, a due alla volta. Poi pian piano comincio a salutare altre persone. Un minuto, voglio bene i folletti che mi sto salutando. I denti qua che mi fanno male, mi fa male questo qua di denti sotto. E quello devo andare a togliere. Prima che passo molto dolore di testa, lo devo andare a togliere. Perché è meglio di avere un dolore di testa o un mal di stomaco che non un mal di denti. Il mal di denti è bruttissimo. Allora, innanzitutto un carissimo saluto speciale a Carlo Barracane, Carlo Barracane. E un saluto speciale grande a Nicolas Mazzeo. Io giustamente vi ringrazio come sempre, sono quasi arrivato a 2000 iscritti. E questo grazie a voi, che non è iscritto ancora su una nuova pagina Facebook,
alla Toccaroma, iscrivetevi. Chi non è iscritto ancora sul nuovo canale alla Doc YouTube con Romolo, alla Doc, iscrivetevi pure lì. Che voglio dire, ragazzi, io mi faccio un brindisi. Forza Italia, andrà tutto bene. Quelle persone dicono con le bandiere fuori, andrà tutto bene. Ma quando? Il 3 aprile, speriamo. Che qui mi sa che devono prolungare. E se qui prolungano, qui, veramente che succede la terza guerra mondiale. E se dovesse capitare la terza guerra mondiale, io mi alleo con voi, perché chiaramente il grande maestro vi deve pure se fa divertire, pure nella guerra. Ecco qui, il nostro bicchiere alla Doc, solitamente si beve nei bicchieri di vetro, ma purtroppo i bicchieri di vetro non ce l'ho. Come lo fai? Custen. Facciamo come tu facciamo da sé. Col bucale. Oh, cus. Questo. Oh, là. Questa, vedete? Metto da qua. Questa, me la do tenere fino a stasera. Neanche tre volte di vino stanno su. Chi lo sente mio fratello? Quel poi dice lo do per tutto per te il vino. E c'ha ragione. Che vi devo dire, ragazzi, ragazze, signori e signore, amici, amiche, nemici e tanti altri ancora. Speriamo che questo virus se ne vada il più presto possibile, perché a me sinceramente non voglio essere volgare, mi ha rotto le, ma avete già capito, lo sappiamo voi, a voi più di me, ma dai, vi voglio bene, alla vostra salute. Ma